Penso mi presenterei come uno scultore, nonostante poi la madre di tutto ritengo sia una passione, un amore, un'attrazione per la pittura, come credo sia accaduto a tutti quanti gli artisti. E poi non pratico forse perché più attratto invece dalla materia che è l'elemento che in qualche modo mi fa sentire più a mio agio nel fare. In questo caso uso dei materiali molto duri, appunto come il cemento, in contrasto poi con un materiale, con un elemento assolutamente effimero, che in questo caso è rappresentato dai fiori. C'è una componente effimera nel quotidiano, o nella realtà, che mi attrae ripetutamente e che ritorna costantemente nel mio fare. Quindi non poter essere conservato. Ho usato anche materiali mo molto morbidi e continuo ad utilizzarli, come ad esempio la cera, scegliendo di non utilizzare però semplicemente la cera, ma dei residui di candele, in maniera tale da poter evocare quella che poi è l'origine del materiale, trasformato e cristallizzato, tra virgolette cristallizzato, ma diciamo stabilizzato in un certo modo che vuole essere più iconico. Io penso di trarre stimolo, se di stimolo possiamo chiamare, dalla quotidianità. Ovviamente penso che qualsiasi tipo di suggestione sia utile, ma per qualsiasi essere umano, per agevolarlo, comunque stimolarlo a compiere un percorso, che sia esso visivo, che sia esso mentale, che sia esso spirituale. Quindi io penso che proprio l'esperienza in sé, lo stimolo di base. All'interno di questa esperienza quotidiana può esserci la lettura, può esserci il rapporto umano, può esserci un film, può esserci semplicemente lo stare in un luogo che si trasforma in intuizione e probabilmente poi si materializza in visione. Ogni individuo che sceglie di utilizzare uno strumento altro per la comunicazione, quindi che sia magari visuale o semplicemente sonoro, e quindi non più solo verbale o solo fisico, ha la responsabilità di fornire un minimo di strumento al resto del mondo affinché la sua lingua possa essere compresa. Io penso che la responsabilità grande di un artista consista veramente nel fare nella maniera più onesta possibile. Questa penso che sia la responsabilità principale di un artista. Nell'onestà penso si riesca a trasmettere una verità personale, quindi non per questo necessariamente apprezzabile, condivisibile, però un punto di vista probabilmente inedito rispetto alle lingue che normalmente parliamo, sentiamo e siamo abituati a sentire. L'arte è una costruzione di un linguaggio nuovo, è una continua ridefinizione di un linguaggio. E in fondo l'arte è una continua ridefinizione di se stessa. Allora, questa mostra ha come titolo 40. Ed è un titolo che si lega in qualche modo ad una sorta di ricorrenza, di celebrazione, di rituale, che poi proprio quello del rituale è un elemento che a me interessa moltissimo e che è spesso presente nel mio lavoro. In questo caso il rituale era legato alla celebrazione del mio 40° compleanno, nonché al numero delle opere presenti in mostra. Credo sia un grande privilegio quello di poter essere un artista e fare dell'arte in qualche modo il proprio lavoro, la propria quotidianità. Credo questo rappresenti un grandissimo lusso per un essere umano.